Salvatore, siamo qui su Gothic 3, un nuovissimo episodio. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati che eravamo appena arrivati nel deserto, avevamo appena incontrato Diego e stavamo andando a caccia di predatori neri. Squartatori neri. This is a dangerous place. I wouldn't be surprised if nomads were hiding out here somewhere. Cosa farai adesso? What are you going to do next? Well, to tell you the truth, I have no big plans. I was thinking I may just hunt a bit and line my pockets with gold. You are the one who knows what needs to be done, and if you need me, we can tackle things E fine. Fai tutto, vieni con me. Come with me. Let's get to it. Allora, lui già l'abbiamo reclutato, quindi siamo a posto. Ma c'è un piccolo problemino. Il problemino è che non dovevamo cacciare i cosineri? Dai, avvicinatevi. Dai. You asked for. Ma perché ve la prendete con me? Non con me, con lui. Dai, veloce da Diego. Devo fare sta caccia, facciamola ber bene. Miserable beast. Che peli di squartatore oscuro, ok, allora hanno loro le pelli. E vengono considerati non come rettili, attenzione. Quindi raccogliamo le pelli, curiamoci un attimo e finiamo questa caccia. Dov'è? Ecco la carne. Ah, detto, da queste parti ci dovrebbero essere i nomadi. I nomadi effettivamente non li ho ancora visti. Chi sono, cosa sono? Ho sentito solo parlare del grande vagabondo. Corri. Dai, colpisci un altro. Giuda porco! Cioè, questo odio non lo colpisce. Gli animali sono la cosa che odio di più. Non riesce mai, 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 mai a colpirli. Torna indietro ora. Go back now. You know where to find me. Another one of those beasts. Ah, lui caccia in autonomo. Magnifico. Qui una cosa ce la evoco.
se avremmo evocato. Well done. Miserable beast. Visto che ci sei, vieni con me. Ammazziamo gli ultimi due. Risalviamo, signori. E ci vediamo quando li ammazzati a sto punto. Rieccoci qui, signori. Allora, con Diego ho ammazzato il resto dei cosi, ma non è cambiato un granché. I nomadi non li ho trovati. Ora proviamo a parlare con Luca. Hey, welcome to Braga. I am Luca. Hai qualcosa da vendere? Do you have anything to sell? I am inconsolable, but I cannot offer you any armor. All the hunters who worked for me are dead. They were caught in a nomad ambush. Maybe you should try the next city. Dove si trova la prossima città? Where is the next city? Benarai is to the east. Sancho holds the mining village tightly in his grip. There's always something to do there. And if you're tough enough, you could also try making your way to Morosul. The great slave fortress lies south of here. But the way is very perilous. Mm. Welcome, yes, traveler. I hope you leave some of your luck with us. I am Jose, the slave trader. If you are interested in work, I have got something for you. Cos'altro hai da offrirmi? What do you have to offer me? The nomads keep attacking us. Several tribes are wreaking havoc around here. I will pay you a hefty bounty for each tribe leader that you kill. Who are the tribe leaders? Malir and Taklar are the leaders of these bands of raiders. They are ambushing travelers in the ruins. They are the same ones who attacked Tufail and stole our tribute. We have not seen hide nor hair of Asaru's tribe in a while. That is the way those nomads are. You never know where the bastards are hanging out. Malir, Takala, Saru. Qualcun altro? Forse di metallo, ok. Faccio una bella dormita. Dobbiamo trovare il tamburello. Ne fa. You aren't from here. Tell me. Have you come to discover the secrets of Beliar? Che tipo di segreto? What sort of secrets? We black mages command magic spells of great power. We command the gift of the ancient divine magic. Ah, magic spells. And in the city of Ishtar, the art of two-handed fighting has been taught for many years. But only a man who makes good deals is worthy of learning our secrets. I want to offer you such a deal. What do you say? Che succede? What is it? I am offering you the opportunity for a good deal, and you ask, what is it? All I want to hear from you is that you're in. Sure, I'm in. Then listen. These men here owe tribute to Zuben. It's not as though they do not want to pay, but they managed to have it taken from them. What happened? Tufail, that son of a fool, let himself be robbed by a handful of nomads. But it is high time Zuben received what he is due. It is time for the merchants to pay. Therefore, they should all pay again. And you will handle this affair for me. I see. C'è altro che si deve fare? Do you have anything else that needs to be done? Ayla, the pearl of the city has been abducted. I want her back. Discuss the details with Jose. Quali uomini sono sulla tua lista? Which men are on your list? The three merchants here in Braga. Each of them owes Zuben 500 gold coins. And Abbas, the water vendor. I am expecting a chalice from him. Talk to him. He knows exactly what I want. And Tufail. What shall we do with Tufail? It is his fault the tribute was stolen. I have already banished him from the city, but he is still in the vicinity. If he can pay, which I do not believe, he can live as far as I'm concerned. If not, make short work of him. That will serve as a warning to the others. Bernardo, sono venuto a riscuotere il tuo tributo. I've come to get your tribute. So,
Tufail also said that some time ago, and I trusted him with my gold. And what did he do? He let a handful of nomads take it away from him. Does that mean you don't want to pay? That's the way it is, stranger. I already paid, and I won't pay another coin. Penso che dovrò riscuotere tutto il brutto con la forza. I guess I'll have to be... You can try it. You are no challenge for me. There's going to be a fight. Ecco la pietra del teletrasporto. Allora era previsto che tu venissi picchiato. Rialziamoci, Bernardo. Dai. Mentre devo parlare con gli altri. Giuseppe. Cosa sai di Ayla? What do you know about Ayla? Ayla, she was the flower. Ma perché la faccia storta? What happened? It was a raid. Asaru and his tribe simply stole her away. No wonder they are no longer in the area. He's probably sitting in his camp right now, watching her dance. That son of a scoundrel. Sono venuto a prendere il tuo tributo. I have come to collect your tribute. Of course I will pay. Give my compliments to Nafalem. Let me tell you, be careful. Che ne dici? Pagherai ora? How about it? Will you pay now? You leave me no choice, father of heavy blows. It's always the same old story. L'altro mercante dovrebbe essere Luca. Sono venuto a chiedere il tuo tributo. I have come to demand your tribute. Looks like you've come in vain, then. I haven't got a single coin. That's not my problem. Wait, let me propose you a deal. Like what? Bring me some dark leather, and I can make some armor for you. And in exchange, you want me to pay the tribute for you? I don't owe Zuban all that much, only 500 gold coins. Armor made by me is worth much more than that. Io devo di non avere scelta, bene, accetto. I suppose I have no choice. All right, I agree. Thank you, son of judiciousness. You've struck a good bargain. Ecco il cuoio. Here's the leather. I found some more armor in the camp. You can have it. May it protect you well at all times. Armatura leggera. 25, 25, 30, 25, 30, 30. Bene, ora sembriamo un ninja, un profugo. Va bene, però difende di più, 25, 25, 30. 25, 30, 30. E anche la resistenza al calore. Pagherò il tributo per Luca. I'll pay the tribute for Luca. I hope you at least made a good deal with him. Here is the tribute from Jose. I don't suppose he caused you any trouble. He's a good merchant. He sold slaves to all the orcs that came by, and the pass is the only way into the desert. Ecco il tributo di Bernardo. Here is the tribute from Bernardo. He didn't give you any trouble, did he? Well, not really. A short break will do me good. Bene. Vediamo un po' cosa c'è scritto. And Enos gave him a part of his divine power, so that he might curb the doings of Beliar. And the power was fire, and he controlled it as he saw fit. Siamo a Nova. L'antica conoscenza cresce proprio lentamente. Probabile il fatto che noi ce l'avevamo a zero, quindi è normale che cresca, cioè ci sembra molto di meno rispetto agli altri, però... Cura altro, chi se ne frega, cura quello che vuoi. Quindi, andiamo in teletrasporto per qui. Abbiamo fatto la maggior parte delle missioni. Dobbiamo solo trovare queste bande nomadi che non so dove siano. Ma nemmeno uno che mi mette una mezza iscrizione. Ah sì, dobbiamo ancora recuperare il calice.
Sono venuto a riscuotere il tuo tributo. I've come to collect your tribute. I would pay, son of forbearance, but I am afraid that mere gold will not suffice. I promised Zuben my chalice, the chalice of water vendors. But of course, you no longer have it. I gave it to Tufael when he collected the tribute, but that son of a jinx allowed them to take it from him. I humbly beg of you, find the chalice and bring it to Nephalem. Dove potrebbe essere il calice? Where could the chalice be? The nomads have it. Their hideouts are nearby, within the fields of ruins. Rieccoci qui, signori. Allora, Tufail mi manda Nephalem. Nephalem sent me. Well, my pockets are empty. I don't have a single coin. But wait, before you kill me, let me suggest a deal. Let's hear it. Fight with me against Malor and his raiders. If we are victorious, you will have more gold than my life is worth. You can keep all of the loot we get. And then I'm supposed to let you go? And pay my tribute to Nephalem. That is my offer. Aspetta, salviamo un attimo. Allora, abbiamo già salvato. Bene, combattiamo contro i banditi. All right. We will fight against the raiders. You will not regret this, son of Valor. I know where Malor and his raiders are hiding out. They have a cave here. We can go as soon as you are ready. Attacchiamo i nomadi. Let's attack the nomads. Then forward into battle. Ma io devo ancora capire questi, perché gli Ashishi non è che siano i più buoni del mondo. Quindi devo capire effettivamente se li devo proteggere, se i nomadi sono miei amici o miei nemici. Non vorrei fin da subito cominciare a ammazzare ogni essere che cammina. I nomadi credono che abbiano le loro buone ragioni per andare contro gli Ashishi. Ma detto ciò, pellegriniamo come se non ci fosse un domani. Never drop your guard. You're gonna get it. Revenge. Allora sono semplici ladri. Stop right there. E fanno anche molto male. Palle che mi cadi sempre per terra. Ogni 3 secondi mi cadi per terra, fratello mio. I'll show you. E fra un po' saremo anche in grado di pagare l'altro tributo. So I'll get you after all. Dai, vieni, 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 vieni. Stop right. Ladro. Spada degli Ashishin e ladro. I'll tear you apart. Mangiamo un attimo. Mangio un po'. E signori, andiamo avanti così fino a quando tutti i ladri non sono morti.
stop right there. I'll show you. Dai, vieni a prendere. L'importante è che quando ti picchio non cadi. Ecco, proprio questo non dovevi fare. Tu piccolo arciere di merda. Non l'ho visto pure io, vero? Ha tirato una freccia al contrario. Peggio della kill aura su Minecraft. Malir dei miei coglioni. Ah sì. Non ci credo. Alla fine. Perché? Perché c'è sto cazzo di bug di merda che fa due attacchi quando si stendono, si rialzano, fanno due attacchi contemporaneamente. Rieccoci signori, ho ucciso di nuovo tutti. Stavolta però è stato molto più facile, non lo so effettivamente il perché. Tu Mala fai... has been defeated. Good work. You take the loot and give it to Naphalem. He won't welcome me back to the city, but at least I won't die. What are you going to do next? I will go to Abbas, the water merchant. At least I won't die of thirst there. Segui tu file. Ah. Tre pacchi d'armi. Sì, sì che mi serviva. Questo mica l'avevo visto. Nel deserto sono molto più armati e cattivi. Ma non c'è il tuo tributo. Can you teach me something? If you don't want to die of thirst, I can teach you an old trick. Supportare il caldo. Perché che succede se sto troppo tempo nel deserto? Comincio a soffrire il caldo? Non ci volevo credere. In ogni caso, sappiamo che lì potremo ritornarci quando vogliamo. Tamburello magico. Qui c'è il particolare calice. Calice dei venditori d'acqua. Boh. Ecco questo. Ho il calice dei venditori d'acqua. I have the chalice of the water vendors. Ah, this chalice is worth a special token of my gratitude. Ecco, questo è da parte di Tufail. Here. This is from Tufail. What? That is... But... I cannot imagine that he came up with the gold by himself. You should be careful, traveler. Generosity can be a great weakness, but tribute is tribute. Good. I accept the gold. A proposito del tributo. About the tribute. Yes, I am reasonably satisfied. I suppose there's nothing more to be had here. It is probably better if I stay here and keep the peace. As for you, I shall recommend you an Ishtar. Carry on like this, and you will soon be a friend of the Hashishin. Cosa puoi fare per me? What can you do for me? Since you have proven capable, I shall instruct you in the arts of magic. No, non mi interessa, sinceramente. Quello che mi interessa ora è trovare un letto. Diego è ritornato lì. Mattino successivo. Vabbè. Il calice antico decorato con simboli di Innos. Ok. Ah, noi dobbiamo
riscuotere il nostro tributo. Mi sono preso cura di Malir. I took care of Malir. I bow to your bravery, son of Peril. Take this gold as a reward for your deed. Tutto qua. Immagino qualcosa un po' di... qualcosina di più. Mostra quello che hai. E direi che questo te lo puoi tenere. Come questo. Questo. Questo è il bastone con punta di ferro. Poi l'armatura della regia da ribelle pure. Dobbiamo questa che è meglio. E le veli dello squartatore. Fatto ciò, bilanciamo e commerciamo. E siamo a 51.000, signori miei. Ora dovremmo trovare gli altri rifugi. Vediamo se li trovo io velocemente dando un'occhiata, un momento. Signori, rieccoci. Allora, mentre vagavo nel deserto, nelle rovine più che altro, ho trovato qui a Braga, vicino Braga, l'altro accampamento di ladri. Spero non siano i miei ladri, quelli che voglio io. Adesso riusciamo a tirarne qualcuno. Giusto uno. Magnifico. Proprio quello che volevo. Vieni, vieni, ciccio bello, vieni. Faccio sistema io ora. Cazzo di scudo strano che hai. Ah, proprio il signorino che volevo. I campi di rovine di Praga. Lettera di Bernardo. Ah, allora Bernardo non è così casto e puro come sembra. Fammi vedere un po' di scudo di cuoio. 5-5-2, proprio una merda. Detto ciò, la lettera. Lettera. Due mucchi d'armi per te, loro per me. Stai lontano da Braga, Nephalem sta per arrivare. Direi che noi avremmo già finito, però io voglio ammazzarli tutti i ladri. I'll show you. No dai, l'arciere no. Tra tutti, perché l'arciere, figlio di puttana? Tu, no, 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 non tornare indietro, dai. Giù da porco, Murloc di merda. Just you wait, boy. Avvicinati. Dai, 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 seguimi, seguimi. Allora, vediamo di far avvicinare il prossimo. Scommetto che il Murloc fra un po' ripeterà il suo. Rifarà il suo bellissimo e incantevole verso. Ma vaffanculo, una cosa dovevo fare, l'ho pure sbagliata, non ci credo. Ritorniamo giù. Facciamoli riavvicinare. Non mi deve prendere con le sue frecce, se no istiga gli altri. Get you after all. C'è un muro. E un altro se ne va. Andiamo a tirare gli altri. Ah. So I'll get you after all. Proprio quello che volevo, magnifico.
Vieni, vieni, vieni. Stop anche, se right there. Anche se lo stiamo affrontando in una pendenza, quindi non so quando ci sia effettivamente comodo. Ci è stato comodo. Allora, direi di prendere qualcosa da mangiare per risanare le nostre piccole ferite. E porca puttana, signori miei, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. Nel prossimo episodio avrò già ammazzato tutti e ci troveremo a Braga.